Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Una puntata, questa, che si occupa prevalentemente del piano regionale di gestione e di smaltimento dei rifiuti, perché è molto importante da sottolineare le tensioni che ci sono state all'interno dell'aula in Palazzo del Pegaso. A questo proposito, prima dell'informativa da parte dell'assessore regionale all'ambiente Monia Monni, infatti le opposizioni in segno di protesta hanno lasciato l'aula. E allora seguiamo questa lunga giornata in Consiglio regionale con tutte le voci dei consiglieri e anche i motivi di questa scelta piuttosto drastica da parte delle opposizioni. Ridurre la produzione di rifiuti, spingere sul riuso, raggiungere l'obiettivo dell'80-85% di raccolta differenziata nel 2035 e quello del 65% di riciclo di materia sono alcuni dei principali punti del piano regionale sui rifiuti citati dall'assessore toscano all'ambiente Monia Monni durante la sua informativa in Consiglio regionale, svolta di fronte alla sola maggioranza dopo che le opposizioni hanno lasciato l'aula per protesta. Tra i punti fermi del piano anche il no a nuovi termovalorizzatori e l'apertura di un avviso pubblico esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse alla realizzazione di impianti di riciclo e recupero sul territorio toscano. Dico una cosa che ebbe modo di dire da assessore regionale all'ambiente: la Toscana sui temi dell'economia circolare può essere davvero terra d'avanguardia, e la comunicazione fatta dall'assessore Monni, che ringrazio anche per aver richiamato l'eredità venuta dallo scorso mandato, ci dice esattamente che questa è la strada da seguire. Una regione che è dotata prima in Italia di una legge sull'economia circolare moderna, attuale, e che oggi intende interpretare quelle che sono le spinte europee con un occhio all'innovazione, volendo dare risposte concrete non solo ai cittadini ma anche ai nostri sistemi produttivi che stanno soffrendo. Dobbiamo ridurre fortemente il conferimento in discarica, e questo lo si fa aumentando la raccolta differenziata e investendo sulle nuove tecnologie. Questa è la sfida vera, quindi il nostro sarà un piano sicuramente ambizioso, impegnativo, partecipativo, come ha detto l'assessora, e per questo diciamo siamo ovviamente attoniti dal fatto che l'opposizione abbia preferito, invece di entrare nel merito della discussione, trincerarsi dietro una sterile propaganda, evidentemente perché assente di argomentazioni concrete. Ne prendiamo atto, aspettiamo gli appuntamenti successivi affinché anche loro portino qualche idea. Fino ad oggi le uniche che ho sentito dire parlano di un termovalorizzatore per ogni provincia e non dicono nulla rispetto alla raccolta differenziata e al sistema delle discariche, quindi aspettiamo davvero di poterci confrontare con loro, ma non aspetteremo in eterno, perché il PD è una forza responsabile, vorrà lavorare per dare risposte, anzi in un tempo molto breve, il più breve che sia consentito. Il riutilizzo dei rifiuti, la transizione energetica deve essere un elemento portante, il riutilizzo delle materie deve diventare un elemento determinante in una logica di economia circolare, e soprattutto la produzione di nuove fonti di energia sempre da rifiuti, l'utilizzo delle aree industriali, ma soprattutto un doppio livello di verifica che possa essere locale insieme a quello di carattere regionale. Pensiamo alla possibilità di assumere decisioni solamente se c'è un doppio livello di condivisione. Questi sono alcuni degli indirizzi che abbiamo portato in aula dentro una discussione che ha trovato la maggioranza compatta a sostegno di una discussione che ci vedrà impegnati nei prossimi anni. Questo è uno degli atti più importanti che questa legislatura dovrà approvare, e ci vogliamo misurare come atto di governo rispetto agli impegni appunto assunti con i cittadini toscani. Come opposizione abbiamo presentato una questione pregiudiziale sul piano dei rifiuti, perché ritenevamo e riteniamo che la procedura che sta portando avanti la Giunta sia sbagliata nella forma e nella sostanza. Dopo giorni in cui, rispetto a 15 giorni fa, ci era stato promesso un approfondimento anche tecnico che sciogliesse il nodo, ieri, prima del Consiglio, il segretario generale in conferenza dei capigruppo ha detto che rispetto alle previsioni dell'articolo 48 i rilievi delle opposizioni erano fondati. Nonostante questo, il Partito Democratico ha voluto andare avanti, spinto da una delibera del Presidente Giani che, bontà sua, ha ritenuto
di superare l'eccezione e i rilievi anche del segretario generale, dicendo sostanzialmente che loro hanno ragione e non ritengono, visto lo stato dell'arte, visto lo sviluppo ormai della procedura, di poter tornare indietro e ripartire da capo. Da notare che gli indirizzi del Consiglio regionale dovrebbero arrivare prima che inizi formalmente la procedura. E invece il Presidente Gianni lo ha ribadito ieri in aula, lo ha ribadito di fronte alle telecamere, considera ormai il piano dei rifiuti già avviato. La questione grave, gravissima, che ne è derivata con le parole anche del capogruppo Ceccarelli in Consiglio, è che il parere del Segretario Generale, che è la massima autorità dell'ufficio legislativo che sta dietro ai lavori del Consiglio, sono state derubricate a autorevole opinione, facendo prevalere quindi il pensiero dei dirigenti della Giunta sull'organizzazione interna del Consiglio. Si tratta di un ribaltamento dei rapporti di forza tra Giunta e Consiglio che per le opposizioni è inaccettabile, e per questo motivo oggi abbiamo deciso di abbandonare l'Aula rispetto alla discussione complessiva del piano dei rifiuti, chiedendo al Presidente del Consiglio che naturalmente tuteli le minoranze, ma tuteli il ruolo stesso del Consiglio rispetto alla Giunta. Nei prossimi giorni valuteremo anche tecnicamente, anche giuridicamente, eventuali ulteriori nuove iniziative. La comunicazione che è arrivata a settembre di fatto è la stessa cosa che oggi sta dicendo l'assessore Monni dopo mesi in aula. È evidente che finché noi non abbiamo degli elementi che mancano totalmente, infatti noi contestiamo fortemente anche la mancanza di elementi per dare una valutazione a quello che sta facendo la Giunta, diventa per noi complesso anche sapere come muoverci. Il tema è uno, secondo me. A inizio di questa legislatura Eugenio Giani disse chiaramente che lui voleva collaborare con le opposizioni. Ecco, sta facendo l'esatto opposto. Allora trasformi infatti quello che lui aveva promesso a inizio legislatura, perché in questo momento lui sta depauperando il Consiglio delle proprie competenze e dei propri diritti, perché quando la Giunta arriva e si impone sul Consiglio, ed è vergognoso che qualcuno dica che il segretario generale dà delle opinioni, perché il segretario generale non è pagato per dare delle opinioni, il segretario generale è quello che garantisce il Consiglio, e arriva un dirigente di Giunta che di fatto fa anche la parte del legislativo, e non è un legislativo, tra l'altro facciamo nome e cognomi, tanto è agli atti. Questo dirigente di Giunta è Edo Bernini, che è indagato sullo scandalo Keu, magari sarà innocente, però comunque insomma noi vederci bypassati da organi di Giunta, di cui in questo momento abbiamo anche qualche riserva, evidentemente insomma non ci troviamo proprio a nostro agio. Se i consiglieri del PD sono felici di accettare di non contare assolutamente niente all'interno dell'assise regionale, l'opposizione non fa la parte dello zerbino della Giunta. E quindi qui bisogna essere chiari: o ci danno delle informazioni, ci danno dei dati, ci danno qualcosa su cui lavorare, o altrimenti noi ad oggi non possiamo dire quali sono le azioni che faremo, ma sicuramente contrasteremo il piano dei rifiuti fino in fondo, come è già successo nella scorsa legislatura con la riforma della sanità e come succede spesso con le grandi riforme. Attenzione, il piano rifiuti è in ritardo. Rischiamo di andare in procedura di infrazione perché il PD lo doveva già emanare la scorsa legislatura. Quindi la colpa dei ritardi ricadrà sui cittadini, e ancora una volta oggi si fanno delle forzature, ma non si arriva a voler collaborare a fare il bene dei toscani. In un colpo solo si è gravemente minata l'autonomia del Consiglio regionale rispetto alla Giunta. E facendo questo si è mancato gravemente di rispetto non a tutti i colleghi dell'opposizione, ma si è mancato di rispetto all'intero Consiglio, quindi a quelli della maggioranza, e si è mancato di rispetto anche al massimo organo, al soggetto che rappresenta il vertice legislativo di quell'organo che è autonomo rispetto alla Giunta e che è il segretario generale. Perché così facendo, con una delibera emessa all'ultimo momento, si è in pratica detto che se la Giunta dice che l'iter procedurale che ha seguito va bene, praticamente se lo è autocertificato. E questo non è accettabile, perché è lesivo non soltanto della dignità di tutte le persone che sono a Palazzo Panciatichi e che lavorano per cercare di produrre degli atti che siano il più possibile rispondenti a quelle che sono le esigenze di una cittadinanza, degli abitanti della Toscana, ma soprattutto perché così facendo si creano dei vulnus legislativi gravissimi. Abbiamo appreso che le stesse modalità di esame di informative sono state utilizzate anche in passato. E ci è stato chiesto, adesso che abbiamo consapevolezza che questo danno è stato fatto, di continuare ugualmente con questa prassi che ormai era inveterata. E noi, in coscienza e con onestà intellettuale, diciamo che questo non è possibile.
e secondo noi non doveva essere reso possibile. Si sta dibattendo adesso in aula un atto senza le presenze delle opposizioni, che hanno presentato degli atti di indirizzo, tutti molto diversi tra di loro, perché ciascuno di noi, Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, ha posizioni molto diverse sui rifiuti. Ma sappiate che quegli atti di indirizzo che noi avremmo presentato sarebbero stati carta straccia, perché in realtà gli indirizzi sono già stati dati nel momento in cui sono stati presentati i bandi, già da mesi. Quindi significa che adesso noi siamo ridotti non soltanto denigrati dal punto di vista della dignità, per cui la Giunta ci dice cosa dobbiamo fare e come, ma addirittura quello che presentiamo è carta straccia, siamo dei passacarte per la Giunta. Certamente non stiamo qua né a scaldare le poltrone né a mantenere lo stipendio, siamo pronti ad andare a casa, e siamo talmente pronti ad andare a casa che siamo usciti dall'aula e abbiamo detto ai consiglieri del Partito Democratico: fate lo stesso, lasciate la Giunta da sola, sfiduciate la Giunta su quella che è una questione tecnica, perché fra 3 anni può darsi che ci ritroveremo col piano dei rifiuti, dove qualche magari consigliere o tutti i consiglieri o qualche cittadino che si sente leso nei propri diritti fa riconsaltare e quel piano viene annullato, annullando una pianificazione di 3 anni, mettendo in discussione la serietà dell'ente legislatore del Consiglio regionale, che siamo noi stessi, cioè tutti i consiglieri, mettendo anche in dubbio che i contenuti di quel piano fossero corretti e che in Regione Toscana si fanno le cose per bene. Siccome per noi viene prima l'onestà intellettuale e anche l'onestà fattiva, siamo pronti a tornare tutti quanti a casa a ripresentarci alle elezioni, b a fare tutti i percorsi, come hanno detto bene i consiglieri prima, che riteniamo più opportuni per denunciare da un lato politicamente quello che è un vulnus che non abbiamo mai visto in quest'Aula, cioè il Consiglio regionale viene esautorato delle sue funzioni perché è la Giunta che ci dice quello che dobbiamo fare. Per noi diventa inaccettabile. Domani a chi ci rivolgeremo noi quando abbiamo una questione che riguarda il Consiglio e i consiglieri? Alla Giunta o al Segretario Generale? Noi vogliamo ancora continuare a fare quello che facevamo prima e nelle scorse legislature, cioè rivolgerci al Segretario Generale del Consiglio regionale, naturalmente non alla Giunta. E secondo tema, naturalmente quando vi sarà il momento entreremo nel merito dei rifiuti, ognuno di noi con le posizioni, come ha detto prima bene la Presidente Galletti, diverse, perché abbiamo posizioni diverse, ma su un principio tutti quanti condividiamo il nostro stare in Consiglio, essere consiglieri regionali e rappresentanti dei cittadini, che se vi è anche soltanto un dubbio che le procedure non sono corrette, o le procedure ci fermano o non avranno mai il consenso delle opposizioni, perché per noi la legalità, l'onestà viene prima, e soprattutto viene prima il rispetto nei confronti degli elettori che ci hanno mandato qua, perché siamo pronti a tornare a casa con la nostra consapevolezza di aver fatto le cose per bene. Sicuramente siamo di fronte a un vulnus, come è stato detto, assolutamente evidente, un vulnus che riguarda proprio l'equilibrio tra Consiglio e Giunta, che in questo momento si è totalmente disperso. Per quanto riguarda le iniziative formali, è chiaro che questo dovrà essere condiviso con tutti i capigruppo. È evidente che ci auspichiamo quantomeno che sia formalizzato il parere del segretario generale. Questo sì, perché per noi diventa importante certificare ciò che sta accadendo, che forse agli occhi dei cittadini può sembrare legato squisitamente a dinamiche interne. In realtà qui si tratta del rispetto della legalità, del rispetto del ruolo dei consiglieri regionali, che non sono delle comparse in questo momento, ma che devono essere attori di una concertazione che parte dal Consiglio, perché il piano dei rifiuti non si fa con l'arroganza, non si fa a colpi di atti della Giunta, che tra l'altro presentano anche profili di illegittimità. Detto questo, c'è un altro aspetto. Noi rischiamo di perdere il treno del PNRR. Il bando nazionale è in imminente scadenza. La Regione Toscana è in estremo ritardo sulla pianificazione. Questo è il dato vero. Quindi non solo c'è un problema di legalità, mettiamola così, ma c'è anche un problema di tempistica che non è da sottovalutare. Il treno del PNRR lo prendiamo adesso oppure siamo compromessi, soprattutto sotto il profilo degli investimenti. Questa dunque è l'attuale situazione riguardante il piano regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti. Naturalmente nelle prossime sedute il tema sarà ancora molto importante, ci saranno sviluppi da seguire, per questo l'appuntamento è fissato per la prossima settimana. Vi ricordo però che potete sempre seguire anche online tutti gli aggiornamenti relativi alle attività dell'Assemblea Toscana all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.